a tutti ragazzi, allora come vedete non riesco a inquadrarmi perché non, cioè, se sto dritta mi si vede così, tipo fino alla bocca, ma devo inquadrare il tavolo. Comunque, come avete potuto vedere, oggi abbiamo deciso io e Yolanda di fare un paio di video in collaborazione, perché come lo faccio io lo fa anche lei nello stesso modo, quindi lo potrete trovare sul suo canale sempre oggi. E che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di comandare come faremo gli slime io a lei e lei a me. Quindi ciao Yolanda! Ce l'ho qui in viva voce tutta per voi. Io vi metto il cellulare un po' più vicino così magari la sentite meglio. Ok, spero che tu mi senti così, Yolanda. Sì, sì, no, aspetta, tranquilla. Perfettamente, okay. Allora io sto pronta a comandare. Ah, ok, perfetto. Ok, allora io sto un po' gobba in questo video perché sennò non mi si vede. E allora, io adesso avevo pensato di fare una cosina. A parte che ho davanti la ciotola e questa, vabbè, è di base. Adesso io metterò tipo davanti ogni volta due ingredienti, ad esempio, cioè uno a destra e uno a sinistra, tu dovrai solo dire destra o sinistra e saranno ingredienti che non c'entreranno nulla gli uni con gli altri, quindi sarà probabilmente un po' un casino. Ah, va bene, ok. A parte la colla, quella la mettiamo subito, però aspetta un secondo, mi sono dimenticata la palettina per mescolare gli ingredienti. No, la cosa principale. Esatto. Ragazzi, venga, mescola con le mani, hashtag mescola con le mani. Va bene, ho preso la bacchettina. Allora, carissima Yolanda, io ho a destra e a sinistra due colle. Quale metto? Sinistra. Io ovviamente, ragazzi, uso la mia sinistra. Purtroppo avrei preferito l'altra, ma purtroppo sinistra c'è la colla trasparente. Comincio a bere, mi stava cadendo. Va bene, no, può essere pure che ti escono degli ingredienti che vanno bene con la colla trasparente. Ho sempre dubbi su questo, sai? Tutti gli ingredienti quasi sono da abbinare, quasi tutti, a quella normale, ma vabbè, io non sono molto esperta di colla trasparente. Mi dispiace. Tranquilla, allora, togliamo le colle che sono un pochino ingombranti. Allora, vabbè, partiamo direttamente con degli ingredienti. Come, come si chiama? Come addensante devo usare per forza l'acido borico, perché non ho davvero altro. Quindi quello lo mettiamo dopo, vabbè. Allora, vediamo un po'. Mannaggia, mi cade tutto. Questi due ingredienti qua. Destra o sinistra? Dai, facciamo destra. Allora, a sinistra c'era la schiuma, quella per i capelli. A destra invece, che non c'entra niente, ci sono i flakes, quei brillantini giganti, tipo. Ah, ecco, questi. Ah, hai visto, vero? Questi vanno bene con la colla trasparente. Hai visto, questi vanno bene, meno male. Meno male, non riesco ad aprirli perché li avevo chiusi troppo bene per paura che uscissero. Ok, tanto poi so già che ci saranno ad andare, ci metterò altri ingredienti che non c'entreranno niente, tipo. Va bene. Allora, non si vede assolutamente nulla, cerchiamo di inquadrare un minimo quello che sto facendo. Do una mescolatina. Oh, così è bellissima, così sembra una granita di solo ghiaccio, tipo. Immagino. Ok. Poi, passiamo a un colorante, prendo due coloranti in questo caso. Li prendo a caso, due colori opposti. Preferisci destra o sinistra? Sinistra. Ok, questa volta sono contenta. Destra era giallo, tu hai scelto sinistra che è viola. Ah, ma guarda, vedi che ti sta andando bene. Per ora mi sta andando bene, ma c'è ancora tempo per peggiorare la situazione. No, ragazzi, cioè, no, veramente, dai. Erika Fortunella. Oddio, ho messo una tonnellata, di viola. Oddio, oh. Vabbè dai, in realtà lo slime clear è bello anche viola scuro, quindi. Bene, spostiamo questi che sennò mi confondo con gli ingredienti che ho già messo. E oddio, no, veramente scurissimo. Vediamo un po'. Anche qui due cose che non c'entra niente. Destra o sinistra? Facciamo di nuovo sinistra. No! Mannaggia, allora a destra c'era la crema, a sinistra c'è la Silk Clay. No! E non solo, è anche azzurra. Ok, stavo controllando se era secca, questa però la metto dopo che l'ho addensato. Ricordiamoci che devo mettere questa, purtroppo. Mannaggia, no, questa mi è andata. Questa mi è andata malissimo. No, mi è andata male, ok, va bene. Il come si chiama? Il profumo, insomma. Ho preso due profumi un po' a caso. Preferisci destra o sinistra? Facciamo destra. Destra è Sugar Cookie, biscotto zuccheroso. A
a sinistra era arancia, che effettivamente non c'entrava niente, quindi va bene sugar cookie. Già, va bene sugar, dai, almeno. Ok, non ho messo la tonnellata, adesso puzzerà troppo, tipo. Oddio, è buonissimo. No, è buonissimo. Allora, gli ingredienti che sono rimasti sono più o meno tutti da mettere dopo l'addensamento, quindi facciamo che addenso. Va bene. Allora, ragazzi, questo per ora è il risultato, è disgustoso. Mi prude l'occhio, ma va bene. Evviva! Cioè, è orribile, cioè. Non è il mio intento, te lo giuro, lo giuro. Ma, boh, cioè, non lo so come ha fatto venire questo lilla così bruttino. Ma lasciamo perdere, guarda. Allora, intanto mettiamo la silk clay, che quella la dovevamo già mettere da prima, e dopo continuiamo. Oddio. Tra l'altro, la silk clay è azzurra, non è neanche viola, tipo. Allora, ho lasciato lo slime appiccicoso, così in caso mi serve metterci qualcosa rimane. Però è un po' complicato adesso metterci la silk clay. Va bene. Allora. Ok. Oddio, farò un disastro. Ah, mi appiccico. Nuova sigla. No, sul serio, non riesco a smettere di grattarmi l'occhio, oddio. Questo è il video del disagio, che sì, bello. Il video del disagio con Yolanda Stutz. Oddio, oddio, la silk clay sta rovinando tutto, ancora di più. Erika, hai problemi con gli slime. Ah, aiuto. Oh mio Dio. Ma si sta appiccicando tutto. La silk clay lo sta facendo diventare appiccicoso. No, a parte gli scherzi, e perché diventa così appiccicoso con la silk clay? Ah, sì, ma tu come ce l'hai, come l'hai pensato? L'hai lasciato un po' più appiccicoso? Sì. Dipende dagli ingredienti che ci sono dietro. Forse la silk clay è molto morbida, quindi può essere. E tra l'altro non si mescola bene, è pieno di grumi, tipo. Non so perché. Ah, però la trasparente, mettere la clay fa veramente schifo. Infatti a me non c'è per niente. Splendido, sono proprio contenta. Aiuto! Che bello! No, vabbè, senti che grumi, che schifo! Vabbè, ragazzi, questa è una cosa oscena. E non c'è modo di addensarla. Vabbè, lasciamo perdere. Proviamo ad andare avanti. Allora, prendiamo altri due ingredienti. Destra o sinistra? Destra. Destra sono le micro palline bianche. E sinceramente, visto che a sinistra c'erano le fishball che a me non piacciono granché, è meglio. Ah, visto, visto quanto è appiccicoso, credo che non sarà difficile far attaccare le palline. Ah, sicuramente. Facciamo che ci metto una tonnellata di palline, così vedrai che non lo sento più l'appiccicoso, perché ci sono solo palline. Oh mio Dio, quante ne ho messe. Può essere che diventa super iper crunchy. Speriamo. Di sicuro i brillantini non si vedranno proprio mai più nella vita. Mamma mia, quanto è appiccicoso! Elevita! Io continuo a provare a metterci dell'addensante, anche se non serve a niente, ma non posso farne a meno. Oh, ci ho messo tanto acido borico, forse ha funzionato. Dai, adesso è quasi carino, sembra proprio un crunchy. Ora, la prossima domanda mi spaventa tantissimo. Vai! Destra o sinistra? Destra. Ho messo la cosa che volevo a sinistra, perché prima hai detto destra, speravo cambiassi. Allora, a sinistra c'erano le palline colorate, che ci stavano anche bene. A destra c'è la Daisy Clay. Un'altra clay. Ho voluto azzardare questa cosa e purtroppo è finita male. Oddio, è mezza rinsecchita, spero che non... Cioè, è ancora mediamente morbida, però sembra un minimo secca, speriamo che non faccia danni. Se è rinsecchita, può essere che faccia i grumi. Lo so, ma ha scelto destra, purtroppo non posso farci niente. Oh mio Dio, quanto è brutto! No, vabbè, aiuto. Beh, se non altro sta diventando azzurro pastello, almeno il colore sta migliorando. Azzurro pastello... Con le palline bianche e felice, con la trasparente, diciamo che è schifissimo proprio, dai, non fa. Ma la consistenza, beh, sicuramente non è più appiccicoso adesso, Ma sai che in realtà, a forza di mescolarlo, sembra diventato un bel batter, anche se non troppo morbido. Vabbè, dai, meglio così. Molto interessante. Dai, non è male.
Allora, vediamo un po' cos'è rimasto. Visto, cioè in teoria li ho provati, li ho già messi tutti nei quiz gli ingredienti, però visto che a forza di metterci cose dentro si è indurito abbastanza, ti faccio scegliere l'ultima, una tra queste due cose, entrambi mi dovrebbero aiutare per farlo diventare più morbido, quindi destra o sinistra? Facciamo sinistra. Ok, allora, un po' di crema. Avevo comprato una tonnellata di crema apposta per gli slime, non so dove sia finita, quindi uso questa per il corpo che è buonissima e sa di gusti tropicali, quindi non si sentirà più il profumo che ho messo, che non mi ricordo cos'era. Oh, che profumo che sta crema. La crema aiuta tanto, quindi sicuramente si modifica. Beh, a destra c'era la schiuma per capelli, anche quella aiutava. Oh, che profumo strano adesso, è zuccheroso ma tropicale. Devo dire che si è gonfiato tantissimo tra la clay, eccetera, e devo dire che non è niente male. Guardate ragazzi che carino! Non è niente male, super fluffy proprio. Si è gonfiato un sacco. Non posso crederci che cose tipo i brillantini non si vedranno mai nella vita, però devo dire che sono soddisfatta. Alla fine non so come sia possibile con questi ingredienti, ma è venuto un bel risultato. Meno male! Quindi io Yolanda ti ringrazio perché alla fine è venuta una cosa decente, non ci posso credere. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel video di Yolanda. Ciao!